Ciao a tutti ragazzi, io sono Deoselot e benvenuti dopo tantissimo tempo in un nuovo video di Minecraft. Per chi si stesse chiedendo che fine avessi fatto, non funzionava più il programma di editing, però finalmente adesso tutto funziona, ho sistemato tutto, ma soprattutto non vedrete più quei frame rossi che prima comparivano ogni tanto, sì, quei bug, state tranquilli che adesso non ci saranno più. Prima di iniziare volevo dirvi che è uscita una parodia sul mio canale che si chiama Minecraft Never Will Die. Se ve la siete persa andate subito a recuperarvela, vi metto la scheda qui in alto a destra, ma prima guardate questo video, grazie. Allora, oggi siamo in un video un po' particolare perché ho scoperto dei crafting davvero davvero particolari, diciamo così, sì, sono davvero assurdi. Cominciamo dal primo, ho tutto l'occorrente in questa cassa, apriamola. Oddio, aiuto, no, cosa ho visto? Sì, sono questi, sono tutti i componenti, come si chiamano, gli elementi della tavola periodica, e questi serviranno per creare appunto questi oggetti particolari. Cominciamo subito con prendere l'elio, poi ci serve anche il fosforo, sì, come vedete sono ordinati tutti da 1 a 53, in più c'è questo oggetto magico che alla fine del video vi farò vedere. Naturalmente per usare questi oggetti, non ve l'ho detto, dovete attivare la versione sperimentale del gioco dal menu. Vi ricordo che funziona soltanto per le nuove versioni, ovvero dalla 1.5 in poi. Andremo a combinare in una crafting table, eccola qua. Questo è il ballo del qua. Ok, andiamo nella crafting. Dobbiamo mettere l'idrogeno qui in alto al centro, mentre il fosforo qui in alto a sinistra. Ecco, come vedete ci è uscito fuori un coniglio, sì, non chiedetemi come, ma è così, e comunque finalmente, perché i conigli sono davvero davvero rari da trovare, quindi abbiamo qui il nostro coniglio, sì. Eccolo qua, il coniglio crudo che possiamo anche mangiare. Miam, che schifo. Ok, allora adesso prendiamo l'elio, lascio tutto. L'elio con alluminio e poi ci serve anche il silicio. Ora dobbiamo mettere l'elio in alto a sinistra, l'alluminio al centro, mentre il silicio in basso a destra. Come vedete abbiamo qui una bellissima e affilatissima spada in ferro. Eccola, guardate qua, si sta facendo anche notte, speriamo che spunti qualche mostro, perché voglio anche provarla come funziona, se per caso c'è qualche mostro. Ecco, c'è una pecora, vieni qua pecorella. Un colpo, ecco, con due colpi l'abbiamo stecchita, ottimo direi. Passiamo a un altro crafting speciale, abbiamo il selenio con il bromo, ok, questi. Torniamo nella crafting, qui servirà il selenio sempre in alto a sinistra e il bromo stavolta in alto a destra accanto al selenio. Come vedete c'è il cuore di mare ed eccolo qua, però non ho mai capito a cosa serve questo, quindi lo buttiamo, se voi sapete usarlo buon per voi. Ma soprattutto ragazzi, vi siete mai chiesti come si fanno ad ottenere le uova dei mob? Sono qui apposta per mostrarvelo. Apriamo questa cassa fantastica e ci serviranno il bromo, il krypton e il rubidio. Ok, andiamo nella crafting magica e metteremo il bromo in alto, il krypton in basso e il rubidio al centro, credo, no? Spostiamo questi due. Sì, eccolo qua, l'uovo di gallina, uovo di pollo, scusate, guardate, spawna dei veri e propri polli con questa texture particolare, ma sono veri polli. Immaginatevi che figata avere queste uova in sopravvivenza. Adesso però è arrivato il momento, posizioniamo tutte queste cose qua dentro perché è arrivato il momento di mostrarvi a cosa serve questo blocco misterioso. Guardate, si presenta come un vero e proprio lucky block, soltanto che spaccato non ci dà niente, però nella crafting table, diciamo così, verrà fuori qualcosa di magico. Guardate, state a vedere. Quindi siete tutti pronti? Sto per posizionare questo blocco misterioso al centro. E voilà, è comparso un foglio. Prendiamo questo foglio, guardiamo cosa c'è scritto. Siete stati trollati. Buon pesce d'aprile, ragazzi!
Ma secondo voi poteva essere vero che da delle cose strane uscivano fuori delle cose super meravigliose? Eh no, assolutamente no, siete stati trollati un'altra volta in un video di primo aprile, quindi ragazzi state attenti che il prossimo primo aprile potrebbe succedere di nuovo. Eh sì, perché io sono il master degli scherzi di primo aprile, quindi ditemi se ci siete cascati, lasciate un bel mi piace se almeno vi siete divertiti, ed adios, è tutto, ci vediamo in un prossimo video, miau! Oh.